Banche e Territorio, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, prosegue con un ciclo di interviste sui principali gruppi bancari. Ogni settimana approfondiremo con i coordinatori Fabi l'evoluzione e lo sviluppo delle trattative attraverso tutto l'arco del settore del credito del nostro paese. Oggi parliamo del primo gruppo bancario Intesa San Paolo con il coordinatore Fabi Paolo Citterio. Il 17 maggio il tema delle pressioni commerciali è approdato in commissione parlamentare. Qual è la situazione in Intesa? Il tema delle pressioni commerciali è stato portato recentemente all'attenzione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e questo ci fa capire l'importanza a livello sociale dell'argomento, proprio nel rapporto tra aziende, dipendenti e clienti nella gestione del risparmio. Questo fenomeno sta vivendo una fase di enorme crescita, allarmante crescita, proprio perché gli utili delle aziende sono sempre più legate alla vendita dei prodotti assicurativi e finanziari. Questo spinge ovviamente le aziende a porre in essere sui dipendenti forti pressioni finalizzate alla vendita. Consideriamo che l'accordo ABI, organizzazioni sindacali del 2017, ha fissato sul tema delle politiche commerciali un importante accordo sui principi, demandando poi a livello di gruppi accordi che entrano nel concreto. In Intesa San Paolo la situazione diciamo che è in sospeso proprio per le posizioni distanti tra azienda e organizzazioni sindacali, però è necessario al più presto addivenire a un accordo che porti beneficio immediato sul clima aziendale. Ma l'annunciato piano industriale di Intesa San Paolo, con la chiusura di oltre 1.000 sportelli, che effetti può avere nel rapporto azienda-dipendenti-clientela? La chiusura di molti sportelli è un fattore che può incidere molto. Il ruolo del dipendente di banca è quello che può assicurare il fondamentale rapporto di fiducia con il cliente, un rapporto che si deve sviluppare sulla conoscenza a 360 gradi del cliente, sulle sue caratteristiche e sulle sue necessità. Chiudere filiali, trasformando i rapporti in banca online, porta con sé il rischio da una parte di avere pochi dipendenti con sempre più carichi di lavoro e dall'altra di avere una clientela che perde il contatto diretto e la professionalità del bancario, che ha di lui una conoscenza diretta ed effettiva. Il cambiamento verso un mondo di banca sempre più digitale va quindi gestito bene, evitando che sia guidato unicamente dalla necessità di ridurre i costi. Riduzione degli organici in filiale e qualità del servizio alla clientela sono compatibili? Il tema è proprio questo. Da mesi in tutti i territori d'Italia le organizzazioni sindacali di Intesa denunciano una situazione allarmante. Un numero insufficiente di dipendenti rispetto alle necessità comporta un evidente rischio di lavorare male, con forte stress per i colleghi e tempi lunghi nelle risposte per la clientela. Il segretario generale della FABI, Lando Sileoni, nella sua audizione in commissione parlamentare d'inchiesta, ha parlato espressamente di lavoratori e lavoratrici bancari che fanno uso di farmaci con ricorso all'assistenza di psicologi e psichiatri. Com'è la situazione in Intesa San Paolo? La denuncia fatta da Sileoni è reale e tocca un aspetto allarmante, perché budget continui e sistemi incentivanti basati sul breve periodo stanno portando all'esasperazione molti colleghi. In Intesa San Paolo il clima è pesante. È proprio un'indagine interna di clima promossa direttamente dal CEO Messina, a cui hanno risposto oltre 46.000 colleghi, ha evidenziato un problema di clima e di sofferenza di un collega su due all'interno di Intesa San Paolo. Sono molti i colleghi che chiamano il sindacato denunciando situazioni di malessere dovuti sia alle troppe pressioni commerciali, ma anche a una organizzazione del lavoro troppo farraginosa. Una delle richieste dei colleghi di Intesa oggi sta proprio nella semplificazione dei processi. Quindi cosa è necessario fare? Innanzitutto in Intesa San Paolo serve un nuovo accordo sulle politiche commerciali, un accordo al passo coi tempi che sappia incidere realmente sul clima aziendale, rimuovendo quei comportamenti scorretti che stanno rovinando il benessere psicofisico di molti colleghi. Unire la necessità della banca di fare utili con la tutela della dignità del dipendente è possibile ed è ciò che il tavolo sindacale di Intesa San Paolo deve riuscire a raggiungere. Tutto questo porterebbe giovamento nel rapporto con il cliente, quale elemento insostituibile di fiducia verso le banche stesse.